Allora, a questo punto noi abbiamo parlato, o meglio io ho detto, ho usato un termine preciso, questo termine particella fluida, no? Ho detto quando la particella fluida va in contatto con la superficie, allora aderisce alla superficie e assume la velocità della superficie. Ma che cos'è questa particella fluida? Allora, la domanda non è così banale, perché in effetti le proprietà del fluido dipendono dalla sua natura particellare, perché sono tante molecole, abbiamo visto, no, che si muovono liberamente, urtano tra loro, eccetera, e appunto da come queste molecole si muovono e interagiscono tra loro. Però se io volessi descrivere un fluido tenendo conto del movimento della singola molecola, sarebbe impossibile perché, pur volendo utilizzare il modello più sofisticato, il calcolatore più potente, la cosa di fatto sarebbe impossibile. Ok? Allora, dal punto di vista pratico ingegneristico, quello che noi facciamo è ritenere che sia valida l'ipotesi del continuo. Cioè, per noi questa particella fluida è un elemento, una quantità di massa dm o un volumetto di dimensioni elementari che può essere ritenuto come continuo, cioè posso trascurare la natura particellare del fluido costituente questa massa, che è appunto la particella fluida. Ora però, per poter trascurare la natura particellare, mi chiedo quanta massa devo prendere, quanto deve essere grande il volume che vado a considerare, ok? Cioè, intuitivamente immagino che dentro a questo volume ci debba essere un numero molto grande di molecole, no? In modo che statisticamente io posso ritenere che alla fine il tutto possa essere visto come un continuo. Minore sarà questo volume, più il numero di molecole contenute sarà piccolo, a un certo punto l'ipotesi del continuo non funzionerà più. Allora, già che noi di fatto utilizziamo sempre queste ipotesi, ci chiediamo come faccio a essere sicuro che questa ipotesi effettivamente funzioni. Allora, la risposta è, dal punto di vista concettuale, semplice, e cioè la dimensione del tuo volume, quindi l'estensione di quella massa continua di fluido, deve essere molto più grande rispetto alla distanza che c'è tra le molecole. Allora, va bene, però questo sposta il problema. Il problema viene spostato su quant'è la distanza tra le molecole, perché se è un chilometro è un conto, se è un millimetro è un altro conto, se è, che ne so, un micron o in un altro conto e così via, capite bene, no? Allora, per rispondere a questa domanda si fa riferimento al cammino libero medio di una molecola, cioè alla distanza che mediamente una molecola percorre prima di collidere con un'altra molecola fluida. Ebbene, il cammino libero medio, che è un dato di fatto, potete trovare sui libri, se andate a cercare sui libri il cammino libero medio dell'aria, dell'ossigeno, dell'azoto, potete trovare alle varie temperature e pressioni il valore di questo cammino libero medio, ci dà l'informazione cercata. E quindi questo volume deve essere molto più grande del cammino libero medio per poter ritenere valida l'ipotesi del continuo, che, attenzione, è un'idealizzazione, ok? È un'idealizzazione. Ma di cosa stiamo parlando? Allora, nel caso di aria, per esempio, quindi aria, vediamo in funzione della pressione, che magari misuriamo in millibar, qual è il cammino libero medio. Misuriamo in metri, ok? Allora, come ordini di grandezza, a pressione atmosferica ovviamente abbiamo 1000 millibar,
Giustamente, quindi 10 alla 3 come ordine di grandezza millibar. Qual è il cammino libero medio come ordine di grandezza? È 10 alla meno 7 metri. Molto molto piccolo. Vuol dire che se per me la particella fluida, il volumetto elementare, quello che volete, è dell'ordine di frazioni di millimetro, va ancora bene, posso ritenere valida l'ipotesi del continuo. Ok? È molto importante questo aspetto, ve lo spiego tra poco qual è il risvolto pratico. Se la pressione scende a 1 millibar, 10 alla 0, quindi come ordine di grandezza, avrò 10 alla meno 4 metri, quindi già è abbastanza più grande. Se scendo ancora, 10 alla meno 3 millibar, sarò a 10 alla meno 1. Allora questo che cosa vi dice? Che quando per esempio voglio andare a descrivere la fase di rientro in atmosfera di un satellite, di una navicella spaziale o quello che volete, mi troverò nella condizione di descrivere l'interazione tra una struttura, che è la navicella, o il satellite, quello che è, e un fluido che sarà rarefatto a pressioni molto basse con cammini liberi medi molecolari che saranno anche più grandi dell'ordine dei metri, delle decine di metri rispetto a questo valore che ho riportato qui. Quindi in quei casi lì io devo sapere da ingegnere che l'ipotesi del continuo non funziona. Ok? Allora, ancora una volta, la conoscenza fisica delle proprietà delle sostanze è fondamentale perché se studio problemi in condizioni di pressione atmosferica, che ovviamente sono relative al flusso di aria, sono tranquillo. Anche in depressione sono abbastanza tranquillo finché sono in un vuoto non troppo spinto, in un vuoto blando, non ho problemi, ma se il vuoto inizia a diventare spinto, i modelli matematici che ricaveremo con l'ipotesi del continuo potrebbero non essere applicabili. Allora a quel punto bisogna utilizzare dei modelli che permettono di descrivere statisticamente il comportamento delle singole molecole, ok? Allora, questa è un'affermazione un po' particolare perché è un po' complicato descrivere il comportamento delle singole molecole. Comunque, diciamo che non essendo più valida l'ipotesi del continuo, è intuitivo pensare che io debba andare a descrivere appunto questo moto delle molecole un po' come si possa descrivere il moto delle palle da biliardo su biliardo, sostanzialmente, perché sono molto distanti tra loro, non sono, come dire. Sicuramente in quel caso l'ipotesi del continuo non è valida. Allora, perché è così importante questa ipotesi del continuo? Perché quando andremo a ricavare le equazioni del moto, faremo riferimento, lo anticipo che ci fermiamo qui perché poi lo riprenderemo, a dei volumetti elementari. Di fluido di dimensioni delta z, delta x e delta y, e questo volumetto elementare deve essere più piccolo possibile per poter descrivere le variazioni di proprietà tra una faccia e l'altra del volumetto utilizzando un'espansione in serie di Taylor che possa essere arrestata al primo ordine. Vi ricordate anche l'equazione generale della conduzione? Abbiamo utilizzato lo stesso approccio, no? Ma ovviamente non deve essere troppo piccolo perché altrimenti non è più valida l'ipotesi del continuo. Questo che cosa vuol dire? Che le equazioni che ricaveremo, essendo basate su un'espansione in serie di Taylor arrestata al primo ordine, avranno un errore di troncamento che è dello stesso ordine di grandezza della dimensione di questo volume. Va bene? Quindi vuol dire che io sono più accurato se descrivo particelle piccole di fluido. Va bene? Però queste particelle piccole
È vero, più piccoli sono, meglio è, ma non troppo perché altrimenti cade l'ipotesi di base che sto utilizzando, l'ipotesi del continuo, e qui abbiamo un'informazione di quanto piccole possono essere. Va bene? Benissimo. E allora a questo punto diciamo che fin qua stiamo ancora cercando di introdurre il problema, ancora non siamo entrati assolutamente nella descrizione del moto di un fluido. Allora proviamo adesso, una volta che abbiamo fatto tutte queste premesse, proviamo a capire come si può affrontare la descrizione effettivamente del moto di un fluido. Ora, questa descrizione del moto di un fluido può essere fatta utilizzando due approcci differenti. Il primo approccio è un approccio che segue la particella fluida ed è un approccio lagrangiano. Che cosa significa? Prima abbiamo parlato di tavolo da biliardo, no? Quindi se immagino un tavolo da biliardo e immagino che le palline siano le particelle fluide, allora un approccio lagrangiano è un approccio che mi permette di seguire la traiettoria di ognuna di queste palline. Vedete poi quando vanno a colpire la sponda rimbalzano, oppure quando vanno a collidere una rispetto all'altra, ovviamente assumono direzioni diverse, si scambiano energie, eccetera. E seguendo la singola pallina, quindi essendo io in grado di tenere traccia delle posizioni e della velocità di ognuna di queste particelle fluide, che sono in questo caso le palline, posso descrivere le interazioni tra di loro e la loro traiettoria utilizzando le leggi della dinamica, le leggi di Newton, prima, seconda e terza legge, no? Quindi le conoscete, le avete fatte in fisica, quindi sappiamo che quando avviene un urto, se l'urto è perfettamente elastico, conserviamo la quantità di moto, che è lo stesso principio in base al quale quando spariamo con una pistola o un fucile c'è il rinculo, no? Perché lì ovviamente la quantità di moto si conserva, quindi il proiettile viene sparato con una certa accelerazione molto elevata. E ovviamente, sebbene abbia una massa molto piccola, il fucile pure lui subisce un'accelerazione che per noi, per chi lo tiene, diciamo così, è relativamente elevata. Comunque, senza entrare in questi dettagli, sono tutte cose che avete visto in fisica, eccetera, siamo in grado in questo modo di descrivere un po' tutto quello che avviene, però ovviamente io devo essere in grado di tenere traccia della posizione e della velocità di ogni singola pallina, di seguirne la traiettoria. Allora, qui ci sono quattro palline, va bene, posso ancora farlo. 10, forse, 100, 1000, 1 milione, le cose diventano complicate. Ok? Quindi questo approccio lagrangiano, in effetti, da canto suo, ha il vantaggio che le leggi della dinamica sono scritte per l'unità di massa, o meglio, per una massa assegnata, diciamo così. Cioè la legge forza uguale massa per accelerazione è scritta secondo una logica lagrangiana, secondo una descrizione lagrangiana, perché la scrivo relativamente a una massa assegnata, va bene? Quindi le leggi generali, fondamentali, che descrivono il moto sono scritte per una massa assegnata. Quindi questo per me sarebbe un vantaggio, cioè utilizzare un approccio di tipo lagrangiano. Però, nel caso di flusso di fluidi, le cose sono molto complicate e un approccio lagrangiano non è di fatto consigliabile per vari motivi. I tre motivi principali sono: le particelle sono non 4, non 4.000, non 4 milioni, ma un numero enorme, e si muovono in maniera caotica. Come faccio a seguirle tutte quante? Secondo motivo: non ci dimentichiamo che noi siamo partiti dall'ipotesi del continuo. Quindi, con un'ipotesi del continuo, come faccio a distinguere le singole particelle? Non ultimo,
il fluido mica è una palla da biliardo. La palla da biliardo, quando urta con un'altra palla da biliardo, l'urto è, diciamo, elastico, la palla non si deforma. Il fluido si muove e si deforma. Quindi questa particella fluida cambia forma continuamente. Quindi riuscire a descrivere il tutto con approccio lagrangiano è a dir poco ambizioso. Bene, cosa facciamo nella pratica? Utilizziamo un approccio cosiddetto euleriano. Allora, l'approccio euleriano, a differenza di quello lagrangiano, non è basato sulla nostra capacità di seguire la traiettoria di ogni singola particella, ma è basato su un approccio differente, cioè fisso un volume, o meglio un dominio fluido, e guardo ciò che entra e ciò che esce in questo dominio fluido. Quindi passo di fatto da una situazione che può essere questa, che volendo posso descrivere in questo modo. Allora, immaginiamo di avere un caso bidimensionale, una particella fluida che si muove seguendo una precisa traiettoria, va bene? In questo modo, con l'approccio lagrangiano io sono in grado di tenere traccia della posizione attraverso un cosiddetto vettore di posizione materiale, ok? Quindi tengo traccia della posizione e tengo traccia della velocità, e lo faccio istante per istante, per cui se mi muovo insieme alla particella la sua velocità varierà solo con il tempo, perché io mi muovo solidalmente con la particella e misuro la sua velocità, varia con il tempo, va bene? In generale le sue proprietà varieranno con il tempo. Quando invece passo da questo approccio a quello euleriano, io stabilisco un dominio fluido rispetto al quale vado a calcolare delle grandezze cosiddette di campo, va bene? Cioè, immaginiamo di fare riferimento a una griglia di calcolo, un po' come fosse una simulazione numerica. Questo per suggerirvi che in effetti i risultati delle vostre simulazioni numeriche sono euleriani. Perché alla fine delle vostre simulazioni voi cosa ottenete? Un dominio fluido e il valore della velocità nei vari punti di questo dominio fluido. Quindi, immaginando che questa sia la griglia di calcolo, voi sapete in ogni nodo qual è la velocità. Va bene? In questo modo qua. Beh, questo è un esempio. Va bene? Quindi passiamo a delle grandezze di campo che possono essere scalari, come per esempio la pressione, che a questo punto è funzione dello spazio, in generale dello spazio tridimensionale e del tempo, oppure grandezze vettoriali, come la velocità, che è una grandezza vettoriale, anch'essa funzione dello spazio tridimensionale in generale e del tempo. Note queste grandezze per il flusso di un fluido. Posso trovare tutte le altre grandezze di interesse per integrazione o per derivazione. Per esempio la accelerazione è ottenuta derivando rispetto al tempo la velocità, no? E anche lei è una grandezza di campo vettoriale, funzione dello spazio tridimensionale del tempo. Quindi questo è schematicamente ciò che avviene utilizzando gli approcci lagrangiano ed euleriano. Avete capito? Ovviamente, però, se da una parte utilizzare l'approccio lagrangiano ci consente di scrivere facilmente per questa particella di massa MP, massa della particella, di scrivere facilmente delle leggi fondamentali come la forza F della particella uguale alla massa per la velocità della particella, se voglio fare la stessa cosa qui, un po' più complicato, giusto? Quindi devo trovare degli strumenti matematici, un qualcosa che mi permetta di passare dalla scrittura della seconda legge di Newton,
per massa di controllo, secondo un approccio lagrangiano, a una scrittura della stessa legge per volume di controllo, secondo un approccio euleriano. Non a caso ho utilizzato i termini massa di controllo e volume di controllo, perché avrete capito che c'è una strettissima analogia tra le due descrizioni e l'approccio massa di controllo e volume di controllo che avete visto in fisica tecnica. In fisica tecnica i sistemi chiusi venivano descritti secondo un approccio massa di controllo e sui sistemi chiusi siete stati in grado di scrivere le leggi fondamentali come conservazione dell'energia, eccetera. Però quando siete passati a sistemi aperti, dove la massa non era più, diciamo così, l'elemento di controllo, ma era il volume, per cui andavate a guardare i flussi di massa in ingresso e in uscita dal volume, i flussi di energia, in quel caso c'è stato un problema e vi siete chiesti come faccio a passare dalla scrittura delle leggi generali per massa di controllo a quella per volume di controllo. C'è una strettissima analogia, sostanzialmente la stessa cosa dal punto di vista concettuale, va bene? Ok, allora detto questo, a ribadire il fatto che per noi è molto più, tra virgolette, consigliabile descrivere il problema secondo un approccio euleriano, a ribadire questo fatto vi faccio osservare che anche nelle misure che noi facciamo, quindi rilievi sperimentali per esempio di un campo di velocità, tipicamente noi utilizziamo un approccio euleriano. Immaginate ancora una volta di fare riferimento al caso di un flusso in un condotto e di voler andare a misurare il profilo di velocità. Cosa faccio? Immaginiamo di utilizzare un tubo di Pitot, va bene? Allora io inserisco il tubo di Pitot qua, così. E questo tubo di Pitot, rispetto allo spazio, è fisso, mica si muove con la particella fluida. Quindi quella misura che sto facendo com'è? È euleriana. Ora forse ricorderete che nella prima lezione, quella introduttiva, vi ho parlato della modellazione del campo termofluidodinamica nella camera di combustione di un termovalorizzatore, no? Allora lì tutto il problema, la difficoltà, o meglio la maggior parte della difficoltà, nasceva proprio da questo, cioè dal fatto che la normativa richiede che tutte le particelle fluide a partire dall'ultima emissione di aria secondaria siano mantenute per almeno 2 secondi ad almeno 850 gradi. Va bene, allora ragionate su questa affermazione. Questa affermazione vi dice che per poter essere in grado di assicurare il rispetto del vincolo normativo, io dovrei avere la capacità di misurare la temperatura delle particelle secondo un approccio lagrangiano. Cioè immaginiamo che l'ultima emissione di aria secondaria avvenga in corrispondenza di questa superficie, quindi da qui in poi le particelle seguono ognuna la loro strada. Se io voglio che ognuna di queste particelle per almeno 2 secondi sia ad almeno 850 gradi, immaginando che questa sia una particella, questa fa così e io gli vado appresso col termometro e cerco di misurare per almeno 2 secondi la sua temperatura. Ma questo è impossibile. Allora da qui nasce il problema e da qui nasce il fatto che il rispetto di questo vincolo normativo è molto molto complicato da verificare sperimentalmente. Si può anche fare, ma è molto complicato, capite? Ed ecco il motivo per cui la fluidodinamica computazionale consente invece di andare a vedere se i vincoli normativi sono rispettati, a patto che il tutto sia opportunamente validato. In che modo? Proviamo a ragionare insieme. Faccio la simulazione e ottengo una cosa del genere, va bene? Immaginiamo che io questa particella la voglio seguire per 2 secondi. Una volta che io ho il campo di velocità in condizioni di regime stazionario, posso, nota la velocità di questa particella e la sua posizione, la posso seguire ricostruendo
tutta la sua traiettoria per un tempo di almeno 2 secondi, giusto? E dal momento che questa particella, mano a mano che ricostruisco la traiettoria, va ad occupare diverse posizioni nel campo che ho calcolato, ovviamente ad ognuna di queste posizioni corrisponde un valore di temperatura, giusto? E allora numericamente, in effetti, io posso andare a verificare, secondo un approccio lagrangiano, se questa particella per 2 secondi si trova ad almeno 850 gradi. Ma lo faccio, attenzione, forse lo ricorderete, io vi ho detto che l'avevo fatto su 100 particelle. 100 particelle. Questo forse vi fa a questo punto riflettere. Non è che lì ho descritto tutte le particelle, no, 100 particelle. Quindi è come se avessi lasciato 100 termometri dentro quella camera di combustione che si muovono solidalmente al fluido e ne misurano la temperatura. Metterne milioni è impossibile, la richiesta computazionale è troppo elevata, ok? Quindi questo forse adesso vi fa anche un po' riflettere su alcune cose che abbiamo detto all'inizio e che forse sono passate, come dire, non dico inosservate, però giustamente non gli è stato dato il peso che adesso potete dargli, va bene? Allora, quindi adesso siamo in questa condizione. Quanto manca? Ah, ok, abbiamo ancora tempo. Allora, siamo in questa condizione. L'approccio lagrangiano ci crea problemi, però, in realtà le leggi fondamentali che descrivono il moto sono scritte secondo un approccio lagrangiano. L'approccio euleriano è quello che riesco a utilizzare meglio per il moto del fluido, però ho la difficoltà di passare da qui a qui. Sostanzialmente, cioè ho la difficoltà di riscrivere questa legge che posso scrivere in maniera semplice secondo un approccio lagrangiano, di riscriverla secondo un approccio euleriano. Allora, cerchiamo di capire come si può risolvere questo problema. La velocità della particella, chiaramente, secondo l'approccio lagrangiano, è funzione solo del tempo. Voi dovete pensare, è un esempio che sicuramente vi è stato già fatto nei corsi precedenti, immaginate una persona che vuole misurare le proprietà dell'acqua che fluisce in un fiume. Classico esempio che sicuramente a fisica tecnica vi è stato fatto. Secondo un approccio euleriano mi metto sulla riva del fiume e inserisco il sensore, magari il termometro, se voglio misurare la temperatura, quindi in un punto fisso nello spazio, come ho fatto con il tubo di Pitot, misuro la temperatura. Ok? Quindi lo faccio in vari punti e avrò un campo di temperatura, funzione del tempo e dello spazio. Con l'approccio lagrangiano io mi metto su una barca che si muove solidalmente alla corrente e misuro, idealmente si intende, la temperatura sempre della stessa particella che io mi sto muovendo insieme a lei, sempre nella stessa particella, e quindi la temperatura sarà funzione solo del tempo, perché è sempre quella della stessa particella. Quindi qui allo stesso modo la velocità della particella sarà funzione solo del tempo. Però a questo punto si fa un'osservazione che potrebbe sembrare banale, ma che in realtà è molto importante. E cioè questa particella si muove con il fluido, giusto? Cioè il fluido si muove e la particella si muove con il fluido. Questo vuol dire che se vado a vedere la posizione, qual è la posizione della particella in funzione del tempo, e magari a un certo punto questa particella si troverà qui, ok? E se conosco il campo di velocità, ovviamente la velocità della particella in questa posizione secondo l'approccio lagrangiano dovrà essere pari alla stessa velocità che io leggo nello stesso punto nel campo di velocità che ho trovato secondo l'approccio euleriano. Capite? Avete capito? Non avete capito? Ripeto. Allora, facciamo proprio l'esempio di un condotto che però presenta un gradino. Facciamo così, che forse vi aiuta a capire. Va bene?
Allora, immaginiamo di mettere una particella qui e di seguirla. Secondo approccio, lagrangiamo. Questa particella farà qualitativamente una cosa del genere. Arriva qua e probabilmente gira, o forse no, immaginiamo che non gira, e fa una cosa di questo tipo. Va bene? Benissimo. Quindi io la seguo e lei occupa varie posizioni nel tempo e io vado a misurare le sue proprietà, finché ovviamente arriverà in questa zona. Ora immaginiamo di risolvere il tutto secondo un approccio euleriano. Cosa faccio? Definisco un dominio fluido, che è questo, va bene? Definisco questo dominio fluido, risolvo il problema e ottengo un campo di velocità, ok? Significa che io ho sostanzialmente vari vettori di velocità nei vari punti. Va bene? Ora che succede? Se questa particella si muove con il fluido e il fluido farà... Allora, voglio prima marcare la traiettoria della particella così non si confonde con le linee di flusso. Allora, questa è la traiettoria della particella, va bene? Eccola qua. Questa qua, questa qua, questa qua, così. Se vado a vedere le linee di flusso, queste saranno una cosa di questo tipo. Qui si crea una zona di circolo dovuta alla presenza del gradino. Va bene? Ora che succede? Questa particella, che secondo l'approccio lagrangiano si trova qui dopo un certo tempo, presenterà una velocità che è la v della particella al tempo t, va bene? Ma al tempo t questa particella occuperà la posizione che è individuata rispetto ovviamente a un riferimento attraverso un vettore di posizione materiale, cioè attraverso delle coordinate x, t, y, t, nel nostro caso perché è un problema bidimensionale. Bene, ma allora che cosa voglio dire? Che se questa particella si muove con il fluido vuol dire che se all'istante t occupa questa posizione individuata da questo vettore posizione materiale vuol dire che la sua velocità dovrà coincidere con quella che io con approccio euleriano calcolo esattamente in questo punto, perché si muove col fluido, no? Questo è quello che cercavo di dirti prima. Allora se questo è vero, e quindi ecco perché dire che la velocità, la particella si muove con il fluido è estremamente importante, vuol dire che la velocità della particella, che è funzione solo del tempo, è in realtà coincidente con la velocità grandezza di campo nello stesso punto occupato dalla particella, che ovviamente è funzione del tempo, in questo modo qui. E quindi questo vuol dire che se io voglio andare a trovare l'accelerazione della particella, che è la derivata della velocità della particella rispetto al tempo, secondo l'approccio lagrangiano, tenendo conto di questa relazione, la derivata può essere ottenuta con la regola, ovviamente, della catena, per cui scriveremo che questo è uguale a dv, dove v non è vb, per quello che abbiamo detto prima, v è la velocità nel campo euleriano che ho trovato lì dove si trova la particella all'istante t, e vp è la velocità della particella che io misuro muovendomi insieme a lei, capite? Cioè la proprietà della particella che misuro muovendomi insieme a lei. Quindi questo è dv su dt, 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 più dv su dx, dx della particella, dt, più dv su dy, dy della particella su dt, più dv, cancello qua, su dz della particella rispetto a t.
Ora a questo punto questo dxp e dzp è l'entità dello spostamento della particella in direzione x, y e z nel tempo dt. Di conseguenza, per quello che abbiamo detto prima, per questa osservazione qui, evidentemente queste corrispondono con la componente U, la componente V e la componente W del campo di velocità euleriana. Giusto? E questo significa che ovviamente questo è pari a dv su dt più u del v su dx più v del v su dy più w del v su dz. Questa derivata qui, che è eseguita secondo l'approccio lagrangiano, è detta derivata materiale o lagrangiana o totale ed è di solito indicata anche utilizzando la lettera D maiuscola ad indicare che è appunto una derivata lagrangiana, materiale o totale, eccetera. Quindi dBP su dT, che praticamente equivale a scrivere dBP su dT in questo modo con la T piccola, quindi è pari a dB su dT più nabla scalare B per D. E questo che abbiamo appena scritto rappresenta la riscrittura, secondo l'approccio euleriano, della derivata della velocità nel tempo che era stata inizialmente scritta secondo approccio lagrangiano. Bene? Ora, in questa scrittura qui, siccome stiamo parlando di accelerazioni, questo primo termine qui si chiama accelerazione locale ed è dovuto a una velocità, a una variazione di velocità locale con nel tempo sostanzialmente. Il secondo termine si chiama accelerazione convettiva. Allora capirete che l'accelerazione locale è presente se il problema non è stazionario, sostanzialmente. Ma l'accelerazione convettiva invece è presente anche per problemi stazionari. A cosa è legata? Al fatto che nel suo moto la particella fluida può passare da zone caratterizzate da una velocità maggiore, per esempio, a zone caratterizzate da una velocità minore. Nel fare questo, quindi cambierà la sua velocità. Capite? Quindi è legata al fatto che la particella si sposta da zone caratterizzate da una certa velocità ad altre zone caratterizzate da una velocità differente. Un esempio è quello del flusso di un fluido in un ugello. Allora, questo tipo di problema possiamo studiarlo secondo l'ipotesi di stazionarietà. Possiamo ritenere che il problema sia stazionario. Tuttavia, le particelle fluide accelerano nell'attraversare l'ugello e quindi c'è un'accelerazione convettiva, non un'accelerazione locale, ma convettiva. Ok? Questo è solo per capire un po' meglio di cosa stiamo parlando. Quindi, questa è la derivata sostanziale, in questo caso è applicata a una grandezza vettoriale, di conseguenza significa che nel caso di campo di velocità potrò scrivere la derivata sostanziale della componente U, della componente V e della componente W della velocità in questo modo. Allora, dU su dt uguale dU su dt più U du su dx più V du su dy più W du su dz e stessa cosa per le altre componenti perché ovviamente la velocità è una grandezza vettoriale, no? Quindi si può scomporre in tre componenti U, V e W
e possiamo applicarla anche a grandezze scalari, come per esempio la pressione. Tuttavia, non siamo ancora arrivati alla condizione di poter riscrivere per esempio la legge forza uguale massa per accelerazione ad un dominio fluido secondo un approccio euleriano, perché questa derivata sostanziale che adesso abbiamo sviluppato in realtà è riferita alla particella fluida di massa elementare, ma noi quando studiamo domini fluidi ovviamente ci riferiamo a domini che hanno una massa finita. Quindi il problema è capire come passare da l'uno all'altro approccio adesso quando abbiamo una massa finita. In questo ci aiuta la fisica tecnica che già avete fatto, e ricorderete che lo stesso problema l'avete affrontato, come già vi ho detto, passando da sistema chiuso a sistema aperto, e lo avete risolto utilizzando il teorema del trasporto di Reynolds. Ve lo ricordate? Allora, ripetiamolo velocemente, visto che l'avete già fatto, non ci perdiamo troppo tempo, va bene? Allora, consideriamo una massa di controllo che al tempo t0 occupa questa posizione qui, e il volume occupato è il volume di controllo, va bene? Che chiamo V0. Ok? Quindi il volume occupato da questa massa di controllo all'istante iniziale è il volume di controllo V0. Se aspetto un certo tempo, delta t, questa massa di controllo si sposterà occupando una nuova posizione. Quindi questa magari è la massa di controllo al tempo t e occuperà un nuovo volume. Cioè il volume occupato avrà una nuova posizione, ecco, utilizzando una terminologia più corretta, questo volume è B, mentre questo volume qui è ovviamente B0 intersecato B. Riferendoci alla generica grandezza estensiva G, e quindi la sua, diciamo, la relativa quantità specifica di piccolo è uguale a g grande diviso la massa, sappiamo che g è l'integrale sulla massa di controllo di g specifico in dm, ma è anche pari all'integrale sul volume di controllo di rho g dv, evidentemente. Se voglio andare a vedere quanto sta variando questa G nel tempo secondo un approccio lagrangiano, scriverò dg, anzi farò delta G diviso delta T, e dopodiché andrò a fare il limite per delta T nel delta 0, il che significa poi arrivare a scrivere dg su dt, che per quanto detto finora è la derivata sostanziale, no? Allora, questo delta G è G all'istante T meno G all'istante T0, il tutto diviso delta T, abbiamo detto. Ora, G all'istante T è pari all'integrale su B meno, anzi, facciamo su B intersecato B0, la parte tratteggiata, B rho G del B, più l'integrale sulla rimanente parte, che è questa qui, che è di coloro, ecco qua, quindi è B meno B intersecato B0 rho G del B, tutto questo al tempo T, meno G
g al tempo t0 è l'integrale su b intersecato b0 rho g del v più integrale b0 meno b intersecato b0, che invece è questo volume con tratteggio orizzontale, quindi questo colorato è b meno b intersecato b0, questo tratteggio orizzontale è b0 meno b intersecato b0, rho g del v, e questo è l'istante b0, il tutto diviso delta t. Ora, se faccio il limite per delta t tendente a 0 di queste quantità, allora chiamando questa prima quantità A e questa seconda quantità B, questa qua B, osservo che per delta t tendente a 0 ovviamente la quantità di cui si sposta la massa di controllo diventa sempre minore, e al limite per delta t tendente a 0 la massa di controllo si sposta di una quantità infinitesima, per cui se delta t tende a 0 significa che il volume B tenderà al volume B0, che è per me il volume di controllo, perché questo è rimasto fermo nello spazio, il volume B0 è fermo nello spazio, ok? Allora, se è così, questo significa che il limite, anzi, li riorganizzo in un altro modo perché altrimenti faccio dei passaggi in più che creano solo confusione. Quindi togliamo questo, queste A, queste B, togliamole. Ok? E facciamo in un altro modo, eh? Facciamo così, guardate. Chiamo questo termine qua, lo chiamo A, questo secondo termine lo chiamo B, questo terzo termine lo chiamo C e questo quarto termine lo chiamo D. Quindi se faccio il limite, a questo punto lo scrivo qua, limite per delta T tendente a 0 di delta G su delta T, questo è pari alla derivata sostanziale, chiaramente, che è pari al limite per delta t tendente a 0 di A meno C su delta t più limite delta t tendente a 0 di B meno D diviso delta T. Allora, questo primo termine altro non è che la variazione rispetto al tempo dell'integrale sul volume di controllo di rho G dP, per quello che ci siamo detti. Il secondo termine invece che cosa rappresenta? Allora, poiché il termine B, cioè l'integrale su questo volume qui colorato, rappresenta nell'intervallo di tempo di osservazione la quantità di G che esce dal volume di controllo attraverso la superficie di controllo, mentre il termine D rappresenta la quantità di G che entra, sostanzialmente questi due termini insieme rappresentano il flusso di G attraverso la superficie di controllo associato ai flussi di massa. E questo lo posso scrivere come integrale sulla superficie di controllo di rho G, campo di velocità, scalare n in dA. Perché? Ve lo spiego subito.
Allora, stiamo analizzando il flusso di G attraverso la superficie di controllo. Quindi immaginiamo di avere una porzione di superficie di controllo che è questa. Prendiamo una superficie di controllo elementare che è questa, dA. Normale uscente è questa qua. Va bene? Adesso, perché questo flusso dovrebbe attraversare la superficie di controllo? Perché c'è un campo di velocità. Ok? Allora, se in questo punto la velocità magari è questa, e poiché l'intervallo di tempo di osservazione è delta t, allora mi chiedo di quanto si è spostato in direzione normale questo cerchio, e la risposta è: guarda, devi prendere, proiettare la velocità in direzione normale. Come lo ottieni? La componente della direzione n è b scalare n, la moltiplichi per delta t e sai quant'è l'altezza di questo cilindro, che è b scalare n per delta t. Giusto? Componente della velocità in direzione normale moltiplicata un tempo mi dà una distanza, e quindi questo cilindro, vedete, sta rappresentando di fatto della massa che esce. Ora, chiaramente la quantità di G che esce a seguito di questa, di questo campo di velocità, è rho G per B scalare n dt, delta t anche, scusatemi, dA. Questa è la quantità di G che sta uscendo. Questo delta t poi si semplifica con quello che sta al denominatore del limite, sui vostri quaderni io l'ho cancellato, comunque si semplifica, no? Perché c'è un altro delta t al denominatore e scompare. Dopodiché, per trovare tutto il flusso, devo andare ad integrare su tutta la superficie di controllo ottenendo questa espressione qua. Avete capito adesso? Benissimo. Ultimo passaggio. Mi sa che ci dobbiamo fermare. No, ancora 5-10 minuti. Ultimo passaggio. Possiamo applicare per questa tipologia di problemi il teorema di Gauss, il quale dice che l'integrale sulla superficie di B scalare n dA è uguale all'integrale sul volume della divergenza di B in dV, per cui alla fine scriveremo che, lo scrivo qua in alto, che la scrittura del G su dt secondo un approccio massa di controllo diventa una scrittura del tipo d su dt integrale sul volume di controllo di rho g del b più integrale sul volume di controllo di divergenza di rho g b in dv. Questo è in realtà il delta g su delta t. Comunque, sostanzialmente, siamo arrivati a scrivere una cosa di questo tipo. Questa relazione, che ovviamente possiamo riscrivere come, questo ripeto, è un delta g su delta t, sostanzialmente, possiamo riscriverla in termini infinitesimi e non integrali come d rho g su dt più divergenza di rho g b. Ecco, di questa è l'espressione che effettivamente utilizzeremo per ricavare
la scrittura delle leggi fondamentali della dinamica, che si ripeto sono state scritte per una massa di controllo, noi le riscriveremo secondo un approccio volume di controllo per ricavare le equazioni che descrivono il moto di un fluido. Ok? Il caso più semplice, ed è l'ultima cosa che per oggi vi dico, sono stato un po' veloce sul teorema del trasporto. Diciamo che l'avete già fatto, non è una cosa nuova per voi, quindi diciamo sono andato un po' più spedito. Però se devo ripetere qualcosa, chiedete, c'è problema. Ovviamente le cose che sono una ripetizione, cerco di, come dire, di risparmiare un po' di tempo. Allora, utilizzando una relazione di questo tipo, posso per esempio andare a scrivere la legge di conservazione della massa, che nel caso di un sistema chiuso, quindi secondo una descrizione lagrangiana, ovviamente essendo G grande uguale alla massa e G piccolo uguale a 1, chiaramente nella nostra descrizione, scriverò che dn su dt, secondo una logica massa di controllo, è pari a zero. Molto semplice. Questa scrittura è veramente semplice, scritta con un approccio lagrangiano. Con un approccio leriano diventa del rho su dt più la divergenza di rho u uguale a zero. Come vedete, un pochino più complicata. Bene? Però è questa stessa scrittura riscritta con una descrizione lagrangiana, quindi troveremo rho, un campo di rho, sostanzialmente troveremo come risultato un campo scalare che descrive il valore di rho, funzione di x, y e tempo. Ok? Questo è. Chiaramente queste cose ora è soltanto un'anticipazione, lo vedremo nelle prossime lezioni, partendo dall'equazione di continuità, l'equazione di conservazione della quantità di moto e l'equazione di conservazione dell'energia. A quel punto avrete le tre, diciamo, il sistema di equazioni differenziali e derivate parziali con le quali lavoreremo poi per andare nel dettaglio per il flusso di fluidi nei condotti, su superficie, eccetera. E anche per capire meglio cosa state facendo utilizzando i software commerciali per le vostre simulazioni CFD. Ok? Allora, ci sono domande? Qualcosa che devo ripetere? Spero non abbiate perso il filo logico, perché ovviamente quello è l'aspetto più importante. Cioè, seguire un filo logico per capire, diciamo, cosa stiamo cercando di dire senza perdersi nei dettagli dei vari passaggi matematici. Questo è il consiglio che mi sento di darvi. Per qualsiasi dubbio, ovviamente mi trovate a ricevimento. Se non ci sono dubbi, io vi ringrazio. Buona domenica e ci vediamo la settimana prossima.